l'Università Statale di Milano ha avviato nel 2000 il primo corso di master rivolto all'epoca in modo generale sia ai medici che agli operatori sanitari in senso esteso. Erano anni in cui ancora le cure palliative stavano evolvendo e soprattutto erano alla ricerca di un riconoscimento come specializzazione in seno alla medicina. Nel 2021 finalmente questo passaggio sarà compiuto con l'istituzione delle scuole di specializzazione per i medici a livello nazionale, quindi con un passaggio, diciamo, epocale per questa disciplina che finalmente viene recepita in tutta la sua articolazione, complessità e qualificazione anche nel nostro paese. Questo master che negli anni recenti è stato guidato da Anna Destrebeck, 4 anni fa, in ottemperanza ai decreti, è stato rivolto specificamente per gli infermieri, anche se aperto ad altre categorie di operatori sanitari, proprio perché in un'ottica di sempre maggiore qualificazione e complessità delle cure palliative, il ruolo dell'equipe richiede una professionalizzazione più elevata e specificamente dedicata. Questo master quindi è stato il primo a nascere in Italia, si avvia verso le evoluzioni future rivolgendosi attraverso un'articolazione ampia, che dopo vedremo in dettaglio, a dare strumenti culturali e insieme operativi ai suoi frequentatori. Buongiorno a tutti, sono Rocco di Taranto, mi occupo del coordinamento organizzativo e didattico del master di primo livello in cure palliative dell'Università degli Studi di Milano, per il Dipartimento di Oncologia e Oncomatologia e insieme al professor Clerici, quest'anno e al comitato ordinatore di parte faremo partire la 19ª edizione del master. Fino a 2 anni fa, in maniera consecutiva, questo master ha rappresentato per il nostro Ateneo una risposta ai bisogni di formazione degli operatori in cure palliative, in particolar modo negli ultimi anni, per gli infermieri e tutti gli operatori sociosanitari. Infatti, il master si rivolge agli infermieri, ai fisioterapisti, ai terapisti occupazionali o anche agli psicologi e agli assistenti sociali che desiderano iscriversi. Il master è caratterizzato da un percorso che va da marzo, il prossimo, da marzo 2021 a marzo 2022, con un'articolazione didattica che trova tre caratteristiche fondamentali. Le lezioni in presenza, con un'organizzazione di blocchi che vedono da marzo a appunto per l'intera durata dell'anno 6 giornate al mese di presenza, con la caratteristica di avere dei blocchi o nella prima o nella terza settimana, o nella seconda e nella quarta, o nella quarta settimana, blocchi caratterizzati da una giornata, da una mezza giornata del mercoledì dalle 14 alle 18, un'intera giornata di giovedì dalle 9 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13. Questo è stato scelto dal comitato ordinatore come organizzazione per andare a facilitare l'accesso agli operatori e la frequenza. E veniamo appunto all'altra parte fondamentale, a sostegno della didattica in presenza, c'è un sito e-learning dove vengono raccolti i materiali, ma non solo, ci sono test di autovalutazione e anche occasioni di vera e propria formazione a distanza, cosiddetta di blended learning, vale a dire interi e propri moduli costruiti con un'organizzazione didattica, esercitazioni online, focus group e role playing completamente affidati a una didattica a distanza. L'altra parte centrale del master riguarda il tirocinio. Ci sono più di 15 sedi lombarde che fanno parte della storia della rete formativa che si è collegata al master in questi più di 15 anni di attività, che rappresentano una risorsa fondamentale per quanto riguarda l'espletamento dei tirocini curriculari previsti nel master. Sono circa 250 le ore che dovranno
dovrete svolgere con poi degli accreditamenti rispetto alle singole situazioni che andremo a prendere in esame, perché parliamo di tirocini individuali, pratici guidati, che andrete a costruire con me, il tutor di riferimento, e ovviamente poi con i tutor clinici, aziendali e infermieristici che vi saranno indicati. Per altre informazioni vi aspetto per la sessione aperta dello slot che ci sarà dato dalla piattaforma Zoom, e ovviamente ai miei riferimenti universitari. Dall'apertura sia del bando che sarà appunto intorno alla fine di novembre fino a la fine di gennaio, inizio febbraio. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Nel cuore che vedete qui, che è questa composizione di petali di rosa, che è diventata un po' l'immagine simbolo del master in questi anni, per dire che nelle cure palliative ci sono tante anime che compongono sia gli aspetti clinici, scientifici, filosofici, sociali della formazione, vengono sintetizzate da queste frecce che partono gli elementi caratterizzati che per gli aspetti più caratterizzati ho illustrato prima. 60 CFU per questo marzo, quindi 60 crediti formativi che vi permetteranno di non raccogliere gli ECM durante la durata del master. La didattica in aula, come vi dicevo, che è una didattica sia tradizionale in presenza ma assolutamente caratterizzata da gruppi di lavoro e laboratori informatici che vengono a certamente dare un elemento di qualità nell'interazione e nell'interattività. Sono disponibili da un minimo di 15 posti a 25 posti per la composizione della classe. Il sito learning, come vi dicevo, per attività didattiche online è offerto sulla piattaforma di Ateneo Ariel e si caratterizza e si compone non solo su appunto archivi documentali, ma vere e proprie attività interattive, sia sincrone che asincrone. Concludo dicendo sul tirocinio pratico, quindi vi parlavo delle 15 sedi di tirocinio, si caratterizzano sì di 250 ore, ma il vero diciamo monte ore è 500, perché le altre 250 sono legate a tutti quegli aspetti di approfondimento, di laboratori di comunicazione, di stage e convegni che potete raccogliere durante il percorso, che vi saranno riconosciuti.